Allora, una volta chiarito che l'obiettivo di tutti i presenti in aula non è altro che il risanamento dell'azienda, e su questo non ci piove, quindi salvaguardia e tutela dei lavoratori, risanamento dell'azienda, ma anche perché è un obbligo di legge, vero assessore? Non è che è previsto dalla legge il piano di risanamento, altrimenti l'azienda va in liquidazione. Quindi una volta chiarito questo, una volta chiarito che anche noi dell'opposizione, io parlo per me ma penso di poter parlare per tutti quanti, abbiamo lo stesso identico obiettivo, il problema del piano di risanamento di oggi è che andiamo a votare è questo, che noi non siamo stati messi nelle condizioni di votare, tutto qua. Quindi il nostro voto, il mio voto di astensione è determinato solo da questa circostanza. Io non ho tutti i documenti e non ho avuto tutte le informazioni per poter votare favorevolmente questo piano di risanamento. Una volta chiarita questa cosa, penso che non ci siano problemi. Poi ribadisco, sono disponibile a qualsiasi tipo di azione, di strumento per metterci intorno a un tavolo, fosse anche il tavolo del bar, come dicevo al consigliere Pagnozzi in commissione, pur di avere queste informazioni, commissione speciale, commissione ordinaria, tavolo di bar, tavolo di aula di giunta, qualsiasi cosa, però dobbiamo essere messi nelle condizioni di poter svolgere il nostro lavoro e la nostra funzione di opposizione. Grazie.